Il vagabondo è erroneamente scambiato da una bella ragazza cieca che vende fiori all'angolo della strada per un milionario. Lui sta al gioco, l'aiuta, addirittura ruba del denaro per pagarle l'operazione agli occhi, poi, una volta scontata la pena, si mette a cercarla. Credo che sia la metafora di tanti nostri dilemmi. Troppo spesso, quando amiamo qualcuno, non lo accettiamo per la persona che in effetti lui è, bensì nella misura in cui rientra nelle coordinate della nostra fantasia. Lo fraintendiamo, lo identifichiamo erroneamente e per questo, quando scopriamo di aver sbagliato, l'amore può trasformarsi rapidamente in violenza. Non c'è niente di più pericoloso, di più letale per la persona amata, che essere amata non per quello che è, ma perché corrisponde ad un ideale. In questo caso, l'amore è sempre mortificante. Qui non è solo il vagabondo, il protagonista del film, che si espone alla ragazza amata. È allo stesso tempo il Chaplin attore e regista che si espone a noi, il pubblico. Sono sfrontato, mi propongo a voi, ma allo stesso tempo ho paura. Il vero genio di Chaplin consiste nella sua capacità di mettere in scena questo momento psicologico del riconoscimento. A livello formale, musicale, visivo e al tempo stesso della recitazione. Quando le due mani si toccano, la ragazza finalmente lo riconosce per quello che è. Questo momento è sempre estremamente pericoloso, patetico. L'amato esce dalla cornice delle coordinate idealizzate ed è finalmente esposto nella sua nudità psicologica. Eccomi qua, come sono realmente. E non credo che dovremmo leggerlo necessariamente come un lieto fine. Non sappiamo cosa succederà. Appaiono le parole The Hand, lo schermo va a nero, ma la canzone va avanti. Come se l'emozione adesso fosse troppo forte e uscisse fuori dalla cornice.